l'occasione di lavorare a Pompei per l'IBAM, l'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR, da me diretto, non poteva essere più rinviata. Un contesto straordinario dove le grandi competenze multidisciplinari dell'Istituto possono in un sol colpo essere testate, messe alla prova per utilizzare così le ricche fonti di informazioni materiali e immateriali del complesso archeologico in cui noi oggi operiamo. Una squadra di specialisti che è capace di mettere insieme tecnologie, talento e entusiasmo per costruire una piattaforma operativa capace di produrre conoscenza e innovazione in una disciplina, l'archeologia, sempre in costante evoluzione. In tutti i tempi e in tutte le epoche, per qualsiasi popolo, il culto dei morti è stata una componente essenziale del dogma, sul quale riflette il mondo dei vivi. La necropoli di Porta Nocera di Pompei è un frammento di storia davvero speciale per una città speciale come Pompei. Un luogo ideale dove la moderna ricerca archeologica può provare, con ciò di cui dispone, a comprendere meglio il ruolo del passato per capire meglio il presente. Al Pompei Sustainable Preservation Project partecipa dal suo avvio anche l'IBAM, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di Catania, contribuendo all'intervento di restauro e conservazione attraverso analitiche campagne di acquisizione dei dati, mediante rilievi realizzati con tecnologie laser scanner, drone ed elaborazioni fotogrammetriche 3D, che stanno finalmente consentendo di mappare ogni punto, ogni elemento, ogni struttura. La rete topografica è stata agganciata a tutti i punti noti esistenti e materializzati su tutto il territorio di Pompei. La georeferenziazione dei punti ci permetterà dunque di ottenere un dato spaziale coerente e reale di tutti i monumenti rilevati. L'oggettività e la precisione dei dati sono frutto della tecnologia laser scanner da noi utilizzata nel rilievo della necropoli. Una piattaforma informatizzata consentirà di elaborare un modello digitale della necropoli di Porta Nocera, riprodotto ora in uno spazio tridimensionale, con la precisa resa dei volumi interni ed esterni di ciascun edificio funerario ed un altissimo livello di definizione di piani e superfici. Il modello digitale si pone in una prospettiva nettamente differente da quanto finora realizzato in simili esperienze di riproduzione grafica 3D di monumenti o contesti archeologici. Esso infatti non mira alla semplice reintegrazione e alla ricostruzione digitale dello stato originario di un monumento e del suo contesto, bensì alla riproduzione realistica e scientifica dello stato presente, senza limiti di scala o di dettaglio e senza nessuna concessione ad ipotesi ricostruttive. Interazione e condivisione sono le parole chiave dell'idea Web Immersive che l'IBAM CNR sta realizzando con il suo contributo nell'ambito del Pompei Sustainable Preservation Project. La fotografia panoramica, ad altissima risoluzione, integrata all'interno di una piattaforma web appositamente programmata, diventa un contenitore di visualizzazione e condivisione, dove i gruppi di lavoro coinvolti nel progetto potranno, in modo interattivo e autonomo, inserire, ricercare e visualizzare i propri contributi scientifici. Per un buon rilievo del terreno è stato fondamentale l'utilizzo del drone, che ha permesso di rilevare in tempi brevi l'area del complesso monumentale. Il drone, inoltre, ci ha permesso di raggiungere punti di vista inaccessibili in altro modo, acquisendo dettagli importanti per lo studio. La campagna fotografica ha avuto come obiettivo principale la realizzazione di un sistema innovativo di rappresentazione della realtà, che coniugasse il rigore e la precisione scientifica del rilievo strumentale di tipo tradizionale con l'impiego di nuove tecnologie, capaci di far dialogare la fotografia ad alta risoluzione con i moderni software grafici 3D.
prodotto finale si configura come un modello digitale del complesso monumentale, perfettamente ricreato con un altissimo livello di dettaglio. Il modello digitale della necropoli di Porta Nocera, elaborato dall'IBAM, costituisce un innovativo strumento di studio e documentazione a supporto di tutti i gruppi multidisciplinari di ricerca impegnati nel Pompei Sustainable Preservation Project. Grazie ad un'interfaccia appositamente strutturata, sarà possibile archiviare, recuperare, analizzare all'interno di uno spazio fisico fedelmente riprodotto informazioni relative alle condizioni strutturali di ogni singolo monumento, del livello di degrado dei materiali e delle superfici di rivestimento, monitorandone l'evoluzione in tempo reale.